Ho caldo a me, guarda. Ho caldo. Sta medicando, siamo su a Ponte Martino, cicolato. C'è anche lì, se prendi, il numero di Patrizia, 28 febbraio del 1994. Salato. Guarda come. Io guardo. Ah, Ponte Martino, la pista che sta qui. Mi sembra sempre tu. Questa è la mia tomba. Pianto terreno della Sicilia, qui sopra a Ciampidino, in una vecchia pizza, siamo oggi il 28 febbraio 1994, giornata un po' bruttarella, però si sceglie lo stesso. Violette, cipollate e quelli che sono indicati qui dalla partita, dalla situazione. Dove è il maestro? Siamo sempre qui sul piazzale dell'arrivo della funivia, a Ciampidino, ora 2000 metri di altezza, sopra Vico di Fassa. Oggi è 28 febbraio del 1994.
sarà una serie di esercizi organizzata naturalmente dai maestri della scuola di sci, una serie di esercizi tratti dalla progressione italiana, dal più facile al più difficile, e saranno sicuramente i dimostratori della scuola sci che vi vogliono far vedere come si accede per la prima volta sulle piste da sci, oppure come si può perfezionare. Herzlich willkommen. Die Vorstellung wird in drei Teilen vorgeführt. Die verschiedenen Übungen, die wir sehen können, sind nach dem italienischen Skilehrplan gemacht. Schneeflugbogen, um die Anfänge des Skifahrens zu erlernen. Dann Parallelschwung, Superparallelschwung, Serpentine, Snowboard und zum Schluss eine Vorführung mit alten Trachten in der Telemark. Stimmbogen und Lilienfeldtechniken. Diese Techniken werden von den Skilehrern dynamisch und hervorragend ausgeführt. Primo gruppo me ne dai questo. Questo anche io sono capace. Facevamo allora una serie di esercizi tratti dalla progressione italiana sci, e il primo naturalmente la discesa a spazzaneve. I dimostratori della scuola sci vai sono già partiti, già ci stanno facendo vedere questo primo esercizio, questo movimento a spazzaneve, che è il primo con il quale si può accedere a qualche pista da sci. La posizione con le punte ravvicinate, le code sono distanziate, gli sci sono in presa sugli spigoli interni per creare degli attriti sulla neve e alle volte anche cambiare direzione. Accogliamo allora con un applauso i dimostratori dello spazzaneve. Si tratta della virata elementare, un movimento che sta a metà strada tra l'esercizio appena eseguito e la curva con gli sci costantemente paralleli. Questo movimento nasce da una discesa diagonale, c'è un primo movimento a spazzaneve, ecco, e un successivo movimento con distensione e appoggio della racchetta, e si riunisce gli sci e si ritorna in diagonale opposta. Ecco, allora dallo spazzaneve, bastoncino, distensione, si ravvicinano gli sci, un movimento con il quale si può scendere delle piste anche un pochino più impegnative, però sempre più conduzione di curva, velocità, dinamismo, tutto in un solo esercizio, il super parallelo. Bravissimi i dimostratori, esercizio, possiamo scendere dai pendii anche impegnativi, anche difficili, controllando sempre naturalmente la velocità e destreggiandosi tranquillamente su tutti i tipi di pendio. Eccoli partiti i dimostratori della serpentina. Ritmo e conduzione di curva sono sicuramente le tecniche indispensabili per eseguire questo movimento. Ecco allora la serpentina, che è naturalmente un esercizio che ritorna in auge da tanto tempo. Eccolo il telemark, questo è il telemark moderno, naturalmente vi parleremo tra poco anche del telemark antico. E se qualcuno di voi vuole ritornare a questo dimostratore, alcuni dimostratori di questa disciplina che sta prendendo sempre più auge, eccoli. Lo snowboard. Bello. Bravissimi. Ed ora, se osserviamo verso l'alto, vediamo un nostro carissimo amico stasera. Lo vedi bene? Si anima e viene a salutarci qui vicino al parterre d'arrivo. Eccolo il nostro amico Pupazzo di Neve, un personaggio sicuramente amato da tutti i bambini e non solo dai bambini. Ecco allora che pirouettando si avvicina qui e accogliamolo anche questo simpaticissimo personaggio che saluto tra poco. La che vedete alle vostre spalle, se poi una filiale a terra di pasta. E sono tutti questi maestri, tutti dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e via poi tutti i giorni della settimana fino al venerdì dei corsi collettivi. Sono cominciati oggi, pertanto se qualcuno di voi vuole ancora accedere lo può fare iscrivendosi naturalmente alla scuola sci. Ci sono poi delle lezioni individuali o private per i più esigenti o per quelli che hanno medaglia di bronzo.
tutti gli atleti che hanno dato il massimo per portare alto il nome dell'Italia nel mondo naturalista. Basta solamente avvicinarsi agli uffici della scuola Sci Violent, parlare naturalmente e vedremo di riuscire a risolvere i vostri problemi. Bene, i maestri cominciano a risalire, abbiamo visto passare il nostro amico pupazzo di neve dalla seggiovia e tutti gli altri che ora saliranno in alto per farci vedere poi, come abbiamo detto prima, l'ultima discesa, quella con le fiancole accese. Ma tornando nell'attesa per riempire questo breve spazio, vogliamo farvi vedere quando si parla di sci o di tavole di legno che servono per scivolare sulla neve. Naturalmente le notizie certe sono che nel 1929 un abate italiano che è ritornato dalla Norvegia racconta che ha visto dei contadini della Norvegia naturalmente scivolare verso la capitale su due particolari tavole di legno. In seguito queste due tavole di legno sono state portate sulle Alpi e ha cominciato a scivolare scendendo dalle Alpi con le stesse tavole. Un tale di nome Mattia Zarski ha inventato la prima tecnica alpina che ora vi vogliamo far vedere. Vedere come per la prima volta si è potuto scendere dai ripidi pendii alpini con questa tecnica che richiama un pochino il nostro spattaneve. Lì erano abbastanza corti, 1,80 m, 1,90 m, si usava un po'. Abbiamo questo nostro simpatico personaggio d'epoca che è venuto a trovarci, eccolo, e che noi naturalmente accogliamo con un calorosissimo applauso, che ci sta facendo ripidi su due tavole di legno. Usavano queste due tavole, erano lunghe 2,20 m, 2,30 m circa, due bastoncini per mantenere l'equilibrio, e questa tecnica è definita appunto del telemark oppure a volo d'angelo per la caratteristica posizione di ginocchiamento. Ma non preciso. Questo personaggio ci sta facendo vedere un bellissimo movimento del telemark antico. Eccolo, questa è la prima tecnica in assoluto di cui si ha conoscenza, la tecnica del telemark. Molto molto bello, bravissimo. Dopo le due tecniche, dopo Bilger, gli altri allievi hanno cercato di emulare chi emulava lo stato vicino, confinante naturalmente, e abbiamo sempre cercato di avere delle tecniche particolari, però non erano mai tecniche personalizzate, in quanto tra i confini Francia-Italia si usava una particolare tecnica, tra Italia-Svizzera ancora, tra Italia-Austria ancora e così via. Di conseguenza non era mai una tecnica ben precisa, e invece intorno al 1970 un'equipe capitanata da anticipazione, un movimento di passaggio dell'anca da monte a valle per riuscire a girare le sci molto più facilmente. Ed ora ancora in tutte le lingue si parla ancora di anticipazione. Questo bellissimo movimento che serve per investire gli spigoli, passando dall'anca a monte, ora opza, portando l'anca verso valle. Questo è il massimo dell'espressione. Bravissimo il nostro amico Gustavo, che ci sta facendo vedere come è riuscito a vincere tantissime coppe del mondo. Come da allora, dal 1970, che noi vinciamo l'Interski. L'Interski è un anno precedente alle Olimpiadi, mettono confronto le loro posizioni da l'alto. Voi avete visto alle Olimpiadi tantissimi campioni, naturalmente noi uno più di tutti gli altri lo amiamo, perché si chiama Vice Angelo, è quello che è arrivato ottavo alle Olimpiadi e ha fatto un applauso. Angelo, d'accordo, un applauso, naturalmente senza scordare nessuno. Senza scordare nessuno, perché sicuramente tutti hanno cercato di mettercela tutta e tutti avranno dato il loro impegno. Comunque dicevamo, uno più di tutti noi amiamo, in quanto Angelo è nato qui, in questa zona, in Val di Fassa, e naturalmente e sicuramente ha portato via un pezzettino del nostro cuore alle Olimpiadi. È ritornato da te a degustare un buon bicchiere di vino caldo. Se osserviamo verso l'alto vediamo ancora una volta il nostro amico pupazzo di neve, questo simpaticissimo personaggio che rimane inanimato davanti alla scuola di sci tutta la settimana. Come ho avuto modo di dire prima, si anima il lunedì per allietare tutti gli ospiti che ci sono qui questa sera nel passato arrivo. Eccolo che, piroettando come sa fare e come naturalmente vuole dimostrare, si avvicina qui tra poco al passaggio d'arrivo. Eccolo il nostro amico pupazzo di neve, attenzione, opla! Particolarmente venute qui in questo
questo momento a salutare e a vedere la chiacchierata organizzata dai maestri della scuola sci Violet di Pozza. Io mi sono emozionato. Abbiamo creato l'atmosfera. Così se andiamo verso l'alto, vedete già le prime luci. Tornare a casa e raccontarlo agli amici che avete visto la bellissima pista Locchi illuminata giorno e che io mi auguro approfittiate mercoledì prossimo e venerdì prossimo a sciare in notturna, perché sarà sicuramente una cosa bellissima da provare, da portare a casa, raccontarlo agli amici naturalmente. Pochissimi sono i fortunati che possono sciare in notturna in un'atmosfera come questa. Ecco che il lunghissimo serpentone sta bucando attraverso il boschetto, tra poco si avvicinerà qui al parterre. Nel frattempo il nostro amico Pupazzo di Neve sta risalendo la china, eccolo che si avvicina al suo posto di lavoro. In realtà questo nostro simpaticissimo personaggio dovremo cercare e chiedergli di fare una dieta, è alquanto, per così dire, abbondante. È un gioco, Ecco, intanto abbraccio a tutti, bravissimo. Sicuramente è il personaggio più amato dai bambini, ecco che sta andando al lavoro, intanto è stanco e voi lo sapete perché non ha fatto dieta oggi, sta facendo un riposino perché dovrà risalire ancora un piccolo pezzettino e andare a indicare la strada al capofila. Eccolo che ritorna più infatti. Come ho avuto modo di dire, questa sera è particolarmente euforico. Intanto sta risalendo il pendio e andrà a fare il suo lavoro appunto. Intanto la fiaccolata si avvicina sempre più e tra poco potremo salutare i maestri della scuola di Violet che hanno voluto organizzare questa bellissima serata di benvenuto. Voi dovete sapere che il lavoro del nostro amico Pupazzo di Neve comprende l'indicare la strada giusta da prendere e voi già osserverete che sta facendo dei segnali e dice: attento, vieni da questa parte, attento, non andare dalla parte opposta, questo è il posto giusto. Ed ecco l'ora che pare che il capofila della fiaccolata abbia capito qual è la strada giusta ed ora finalmente siamo pronti. Non ancora, dice, ma che cosa combini? Ritorna indietro. Ecco allora che finalmente la strada giusta è presa. Ed ora attenzione. Bravissimi. Bravissimi. Complimenti ai maestri della scuola di sci Violet di Pozza di Pazza. Molto bravi, sono tantissimi. Uno spettacolo eccezionale, complimenti, complimenti ai maestri della scuola di sci Violet di Pozza di Pazza, un applauso sicuramente a loro noi, uniti al nostro amico Pupazzo di Neve, mercoledì prossimo. Pupazzo, un attimo solo. Tutti gli ospiti dei Pozza o della Valle di Pazza. E nel ricordarvi che si distribuisce del vino caldo presso i ragazzi di Michele, vi auguriamo una buona settimana e arrivederci alla prossima. Vino viene. Non ti preoccupare, ti conosci. Con Marchino, con gli scarponcini nuovi. E Ale in diretta! È lui. Andiamo al cannone noi, ma. Ma prima, no? Sì.
Ecco Stefano. Ecco Carlino. In pianura, in salita direi. Figura davanti a questi che sono appena passati. Ma è pianura. Fai ride. Viene giù. Vediamo col suo stile inconfondibile. Ecco, un pochino meglio potrebbe andare. Vediamo che si sta impegnando. Passa, ecco qui. Tutto il resto del gruppo. Andiamo. Piero. Mi sorella e Piero vicino. Piero davanti e Cecilia. La Cecilia uovo, incredibile, 700 orari. Metti le racchette così, no così. Ma perché le racchette devi chiusi? Prova a mettere così. Con culo più basso, petto parallelo. Culo, le racchette davanti al viso, così vanno le mani. Così però, chiusi. Comunque sembrava più meno ripido da lassù, eh. Eccolo Marco uovo. Che becca! Pong, la pista di Santa Cristina, in Val Gardena. Primo Manzi. Vediamo che parte, eccolo. Sul difficile, ricordiamo il muro. Ecco Pozzana, col numero 2. Andiamo all'intermedio, è buono. Vediamo che sta spingendo. Poteva andare meglio comunque. Non male qui. Guarda Stefano che quello che fa. Oh, il peggio brutto. Andiamo da Stefano. Il pezzo più brutto avviato. Te ghiacciata. Tieni dritto. Vieni che viene a spalla. Aiuto, aiuto. È uovo? No. Questo? No. Non li vedo, cioè io non distingo, eh. Era Piero quello. C'è Marco. Ecco Marco. E Piero. Ci sta Carlo? Carlo dov'è? Carlo vuole fare il gran finale. Questo è Stefano? Carlo è questo? No. Che viene giù. Non male, quello uovo. Eccolo che arriva. Che viene a palla. Ed eccolo. Continua, raga, continua, raga. Questo era dietro. Viene uovo. Anche lui sul salto. Eccolo lì, si è addabbato.
Tutto ok? Continua, continua! Muretto. Continua, continua, Pierre. Eccolo qui, si è addobbato appena adesso. Via. Marco! Girate un po' di qua. Andiamo la terapia dopo il botto. Ma non ce l'ho più, vagata. Tutta colpa tua. Sono isolati, sono offesi, non uscirò più adesso. Vediamo il ditone, grosso quanto quasi l'occhio di Marco. Sotto le gobbe del cammello. Ed ecco casa nostra. La cameretta questa d'albergo, l'uscita. Sala da pranzo. No, infatti era. Sì, non erano sconti, erano vecchi. Si vede, abbiamo appena mangiato tutti belli paciosi. Al sole. Al Gardena, hai visto? Giù qua sotto c'è la Santa Cristina e questo qui giù è T6. Ah, qui ho riportatolo. Non uscirò più in vita mia. Ora vediamo se cade qualcuno qui. Non vedo dov'è il capoccia, eccolo qui. Bravo, non t'ho ripreso per niente. Non t'ho ripreso per niente. Ma davvero? Non t'ho visto partire. Ma vaffa. È un gioco la vita. Ma davvero, ma? Carli. Vai! Balla tutto, non si sa come funziona. Ma dove state? Oh? No, sta scendendo Stefano adesso. Lo vedo, va. È sta partita di là, partita, certo. Come vedi, esatto. Ho ripreso l'ultimo pezzo. Sembrava molto Stefano. Di più questo, Sembrava molto di più. Vediamo qualcun altro. Stai ripreso? Non mi pare che c'è un altro. Sede, vado, vanno a vedere ciò, fa pure te. Vai! È scomoda questa telecamera. Era quello lì di sotto. Ma sei arrivato, fratello? Sì. L'orso sta scendendo. Passa un po' di gente. Sta mancando quasi un ragazzino. E arriva. Ora vediamo altre. Vedi un po' che c'è sta... No, guarda che siamo proprio finiti. Ah, già siete scappati. Isolate voi due, lei. Oh, vedi un po' e co che c'è stalla dietro. È lui! Vai Marco, vai là, vai lì. Ma chi sei? Ti riferma qua, vai! Ecco il capoccia. Discreto, sta venendo giù. Metti da gobba. Non sta attacco. Però qua, abbi fede. Eccolo lì. Vilami. Per via, mi sorella. Sto Stefano. Ma l'ha ripresa, mi sorella. Per via, ti aspettavo. Ma io faccio cose. Ecco Stefano. Ma Stefano, quando curto viene tutto qua, Te l'ho detto. Pure Stefano arriva. Salto. Ecco Stefano. Si inizia a fare un salto, eccolo. Oh.
Ora vediamo il capoccia che parte. Vai capo! Vai Sardo! Ecco il Pasqualino. E può essere che mi ammazza a me? Tentami che ce la ci le penne! Ci sei riuscito male! Dove vai? Tomba! Ci sei riuscito male! Vabbè! Milomi! Senti che vi ammazzatemi! Ti ha ghiacciato! Avanti, Ti vuole un altro, te non cura. Ma i quadrati di Sardo. Salute. Ti vuole la lancio? È sempre così. Nessuno? Tutta. Le cose vero, lei sta mangiando, no? Marco. Marco. Guarda che c'hai? No, che te l'ho fatto? Tira un po'. Tira un po' un attimo, vedi? Marco, che aspetta però. Ecco le nostre macchinine, ci scendiamo giù a valle con queste. Il ristorantino, stanno i beduini a mangiare. Siamo alla villa Balbadia. Questo qui è l'arrivo di la pista di San Cassiano. Vieni giù di qua. Quest'altro è l'impianto che porta a Pizzla Illa. Questi sono gli scrondi. Thank you.
punto di partenza nella pista, la Gran Risa. Coraggio pure quello che ha fatto il gatto delle nevi. Mamma mia. Se sei l'ha fatto? No. Dio, sono scesa qua. Uh-huh. No. Sì, sei scesa proprio da qua. Perché sei stupido? Poi, insomma. Ah, certo, sei contro. Coperto. No, non si vede. Ma quanto è grossa la montagna? Dio, ci sta come scende l'uomo. È tanto veloce. Guarda quante montagne, vedi. Eccolo la partenza. Sì. Del Pordoi. È lunga, lunga. Saluto. Arriveremo al 6-5 più o meno. Tante bottigline ci stanno. Oh, bene. Come si chiama sto posto? Questo è il pezzetto che hai fatto tu, questo che compri? Sì. Come hai fatto a scendere qua? Non mi ci ho pensato, per scendere un'altra volta. Mm. Eccoli i matti. Tu come qui si sei? Più bravo. Magari. Dovete. Dove vanno la discesa? Sandra. Portavisco, questo è l'arrivo. Questa è la pista. C'è la marmolada. Mortalata, l'ho beccata. Dai, parti? Sì, no. Andiamo giù, dai. Alessandra. Qui, come si piega il bastoncino. Dai,
Ecco, dai. Come fa le curve. E sto scomparendo dietro il dosso. È scomparsa. No. Ecco Alessandra. Maria Teresa lì sul tuo sfondo. No, il bastoncino non lo usa. Un freddo cane. Aia le mani. Aiuto. Sbrigati. Mi cascano le mani. Mi stanno cadendo le mani. Il bastoncino lo devi usare. Hai capito? Eh? Il bastoncino lo devi usare. Dai, va. Non ha messo nessuno. Senti, poi mi fai un pezzetto. Senti. Dai. Voglio che è meglio. No. Ecco la strada del torno, verso casa. Sale per i cordoi. E di qua andiamo verso quel vedere. Bozzetto. Che cammina. Il dialetto lì. Vuoi muovere? Riso! Ecco Carlo. Ciao! Ciao! Si porti qua davanti? Sì, è carino, non so. Almeno fateli bene i movimenti! Ma sei cappottalo! Sardo, vai, dai! Così in notturna. Andiamo Carlo Manzi. Ah no no, mi ha lasciato male. Va bene, va bene.
Sì, ma potevate pure aspettare. Potevate pure aspettare però, oh. Vabbè, ma stare in mezzo dei casini. Gigante l'Allock, andiamo Piero, viene giù abbastanza bene. È ghiacciato pure il suo pezzo, mi hai visto la tomba, sono partito? Ma non t'ho preso la partenza. Ma sei sardo? Sì, ma sardo. Vai, sì. Piero e Marco. Eccoci in Val Gardena. Del Ciampinoi. E quella è la pista della Sassa Lunga. Riade? E questo è il murettino che scende. Sono in fondo alla valle. Long, vediamo Laura che scende dietro Marco e tutto il resto della truppa. Maria Teresa, papà. Ragazzi, io fa questo scritto qui. C'è nessuno, non ne dici. Oddio! Io oggi, guarda! L'ho per tutto! Dal vivo! Vediamo i due pozzetti! Che scende Maria Teresa! Ciao! Alessandra! Con gli altri.
zio e papà. Lo skill, vediamo come andiamo su tutti quanti, siamo tutti uno attaccato all'altro e saliamo. Adesso ci facciamo questa pista qui a sinistra piano piano. Oppure anche questa qui a destra. E va a scoppiare, quando sto sulla mare di Arabia. Allora, le foto. Montagna. Film Dolomiti, 1994. Hello. Hello. Ci sarà vista. No, no, non importa, grazie. Vabbè, vabbè. Mamma ci usa, che ti ripiamo un po' io. Andiamo Piero. Con Marco. Davanti! Ti aspetti, ascende! Siete tutti avvelenati, siete! Fermatevi davanti, davanti! Fermatevi davanti, guarda! Andiamo! Che vado bene, che vado bene! Finito, raga? Papà? È sceso d'amore! Stanno scendendo piano piano. Qui. Vero. Però dovete scendere non uno dopo l'altro, scusate, eh. Una alla volta. Dovete scendere una alla volta. Che arrivano. Piero. Laura. Marco. Ecco l'uomo mito. Tony. Questo non è dei nostri. Torino. Dimmi Dolomiti 1994. Ecco la ritrova. Non lo so che ha detto. La turista. Alessandra. Qui è ripresa un po'. Mi famo, Pie? Se passa? Marco, ma devi fare un pezzetto. Beh, andiamo via lì. No, io Marco, attenta a quanto per giù, non mancava via, Hai visto Marco? Vai giù piano piano. Chi è che manca? Fabio? Il posto per giù manca. Il portale per giù.
Ah, la favo dopo, ga. Ecco, lo ripiaio. Ecco il sardo. Sentomi, fatti cacciami. Sentomi. E ora vediamo gli altri sardi. Eccone un altro. Piero. Che poi ti si ammazza. Poi vediamo chi arriva. Ecco Marziano. Marziano che in momenti si uccide anche lui. Compleanno suo oggi. Compleanno 87 anni. Per gamba però, eh. Ho scommato! Sentomi! Vediamo chi scende giù adesso. Fabio. Zoomata su Fabio. Wow. Ora Maria Teresa. Che andando sta andando? Andando sta. Andando sta. Le bacchette non le usa però va. Speriamo che si riprenda perché siamo contro sole. Adesso chi viene? Savina. Detta Savina. C'è un intruso qui. Vai. Ora vediamo chi viene. Viene Simona. Quanto c'è ancora? Oddio! Eccola, in diretta! Zoomata, zoomata in diretta! Che emozionata! Bene, attrice! Cosa ancora? Enrico lo Ieti? Enrico l'orso maremmano? Zoomata? Aiuto! Chi c'è? Ecco il sardo, il sardino questo si chiama. Ecco Tombino! È il fratello di Tomba lui. Pasqualino detto il bambino. Guarda un attimo, non stesso giù, se mi fai anche a me. Blocca il tappo. Sardi, sì. Ecco un altro pezzo. Mi sembra Maria Teresa. E Maria Teresa. Sta andando, anche lei. Ciao. Vediamo chi scende. Il sardino. Perso ci sei. Vai, vai, a palla, vai! Mamma ci siete! Ecco Sarina! Sarina! Simona! Oh, sta cosa, ho il tonno! Vediamo se casca nuovamente in diretta. No, va piano adesso. Fabio a palla arriva. Mi sono sbagliato, non era Marzio. Dove è Marzio? Ah no, ce lo Ieti adesso. Si scende. Culate. Scende. Aiuto, mi ammazza. Ecco Marzio. Abbastanza bene.
la riprendiamo anche lei in diretta. Dove vai? Ti abbiamo preso, mi. Volevi fare la furba? Eccoli i due sardi. Non lo so. Scendono, si rifiutano? Vengo io, quasi quasi. Zoomata. Ecco, ammazzo il bambino. Dove sei? Oh! Anno! Tirate! Adesso ci facciamo i valenti. Oia! Vai! Cos'era? Tombina si chiama? Niente tempo. 1:12. Dove sta l'altro? Attentami! Oh, quello blu! Cavato! Questo non so chi è, zoomiamo, ma non riesco a capire chi è l'orso? Non è l'orso, questo è un altro orsetto. Ma Enrico, non mi dica di... Enrico! Questa... Simona? Hai inforcato? Ho paura! Copiero il matto? Piero il matto? E Laura si isola? Alessandra? Marco, muovi piano questa cosa. Ma leggerissima. Ma ti devi muovere piano, se no viene la ripresa fatta male. Ti devi muovere pianissimo. Fabio. E Maria Teresa dietro. Sei tutto attappato io. Oh dai che mi sono rotto. Eccolo gnuro. Adesso si ammazza. Sentami, questo non è Carlo, mi sono perso. Non so qual è, non ci vedo niente, tutto contro il sole. Verrà una ripresa di schifo. Non so dove sto. Cani e porci stanno scendendo. Ecco Carlo. Adesso ammazza quello lì. Discreto.
Il Manzi? Ah, ma sei là? Basta, mi sono rotto. Va. Praticare questo sport. Ti fai vedere, oh. Bellino. Stronzata. Carino. Guarda che è difficile, mi sa, eh. Non è una stronzata. Non è una insomma, guarda, è mica tanto facile comunque. Ma che sei matto, guarda, perché... Ale. Dove si è fatto male oggi? Timmons è passato. Ah, lì? La parete, ma un bel po' che stanno là, la gobba si è insaccato sulla seconda gobba, è rimasto così. Danilo, là guarda, hanno fatto un sacco di vittime, Danilo, Sbardellotto, questa gente. Cosa che è? Chi? Non era Danilo. Cioè, se uno non strascia bene, no? Oppure, no, pure che sei scia magari discretamente, come noi però, se non sei abituato a fare sarti o alla velocità, come mettisci per terra vai lungo, capito? Te sbilanci tutto quando fai il salto. E là poi coricchi, capito? Però quello chissà com'è cascato, che facesse impisciato che punto, boh. O col cervello sta piscina. Pure a me danno quelle piatti a tutta vita. Sì, ma tu te la faccio stare mezz'ora, te la faccio stare a mezz'ora, non mi capisci più. Ti faccio stare a mezz'ora, non mi capisci più. Ti faccio stare a mezz'ora, si è fatto male? No, non mi capisci. Questa cosa è... Cioè... Sai, ho cacciato il ghiacciaio, eh. Allo! Oh! Dai, c'è stato a tutto, vieni a sola. 1990, Tazzo Lungo! Io 190, sì, il condivido però. Sento, un po' di sicurezza. 4 anni dopo però. Accoglielo lì, va. Medica, fammi vedere medica, va, ascoltati. Che vedo medica. Ed è poi, ah. Heidi non c'è? È uscita Heidi. Oh, mazzi. Buongiorno. Chi sei il nonno di Heidi tu? E Gabrietti dove ce l'hai? È la casetta, non è la tua? Questa è la casetta di Heidi. Sì, la mia sorella. Chi sei tu? Peter? Peter? Fratello di Heidi. Fratello di Heidi. No, lui è la vecchia. Heidi non aveva fratelli. Sì, aveva un fratellastro. No, non è vero, non è vero. C'è Lucertola, vedi, Lucertola. La signora Rottenmeier, cattiva, studiosa, questa cuffia malata, l'hai fatto? Bravo, già. Mazza, guarda che io. Mamma mia. Madonna. Metti qua la mano vicino alla faccia. La mano vicino alla faccia, dei due colori, bianco e nero. Cioè, lo sai che cecco di neve. Non è che per una settimana l'anno. E anche Elisabetta di Anni. Però come tutte le cose. Ma che cos'è questo? Un bagno? Sì. Qui tutti gli appoggiati, come mai? Così arriva fino a Santa Cristina. Ah, ho capito. Bisogna andare comunque a prendere la cabina, vero? Sì. Sì. No, ma non fa freddo, freddo, freddo. Come stai? Sì. Mo avvicini, allontani, fai quello che ti pare. Oddio, mi dico. Questa è la fortuna che finisce la settimana bianca, perché gli anni pigni e pigni sono nati. Ma vanno vicino? Vicino. Ma te andava a pattinare? Sì. No, io un pattino. E dai, pattino con questo. Questa mano un pattino. Ma è lì? Mi sono perso il corpo. No, mi sono perso. Pensa tu, forse che struscia, guarda. Carlo. L'ho consumato. Come si smette a registrare? E devi spingere un'altra volta. Vedi qua, guarda. Bucato. Forse è grattato. Mano se consumano i pedalini, qua consumi step. Io vedo. Cioè, guarda che roba. Ciao. Questa se qua non stanno a venire prende che la barella quello là, perché quello che sta davanti ti ha spigola. Cioè arrivi, sbatti con l'altra gamba addosso al muretto. Esci da qua. No, me li prendo. C'entra capoccio. C'entra, guarda no, bene. Ti avvicina troppo, aspetta. C'entra ca? Aspetta che adesso puricello che c'hai. Qua sulla fronte. La zecca già. Dove? Sento là dentro l'occhio adesso entra qua. Guarda l'occhio di Marco. Sono verdi, eh? Corto,
Girate un po', guarda là, guarda loro. Guarda Maria Teresa. Mo vedo io, mi no, si specchia, apilo. Guarda. Apilo alto. Apilo. È lì, no? Apilo. Sì. Sono tedesco. Quello muoio se rubisci, quello se rubisci a esso, è tutta amico. Ho fatto il piccolo samaritano. Na 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 na. Na 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 na. Ciao, baby. Ciao. Che è fatta? Fatta male? No. Boh, c'aveva le gambe legate, non lo so. Bellino il diavolo. Via mamma. Eccoli che entro in galleria. Vai Carlo! Guarda il casco Carlo, Andiamo! Che bellino! Avanti il prossimo! Vai Marco! Passa via Carlo! Ed ora via! Eccolo! La soggettiva! Oh! Eccoli! Non ce la fate! E ale! E ale! Ho fatto una schiacca la boccia! Oh, la bacchetta, c'è la bacchetta! Tu, io! Sì, la tua! Su, ci passo! Oh! 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 Dai, dai! Vai, vai, non fa niente. Aiuto! Vai, se... Chi manca? Chi è che manca? T'ho visto che ti sei addobbato. Dai, signori, al salto mortale. Pronto, vai! No, troppo! Wow! Bellino! Oddio! Wow! Però il sapello viene... Cioè, via dritta, guarda che non lo fai se non lo vuoi fare! No, oddio, t'ammazza! Ammazza! Oh. Lo sale stavolta, Sì! Oh. Mi sono messo sopra uovo alla fine! Io poi ho aperto a spassare il qua, perché non mi ricordavo me! Totto, totto! Marco, tu è matto! Sai, guarda che si salta parecchio, Porco Dio! Buckmeyer mi chiamano! Detto Buck! Dai, te, non lo fai, che dritta! Prima era ignorante, cavolo, te lo dico, Con due. Oh, questi qua, raga? Quelli là, le gambette del cammellino? Sono troppo! Ah!
E il terzo non lo fa. Questo viene bello, Marco. Mi chiamano Buco. All'ultimo. Non lo vedo. Discreto. Troppa poca velocità qua, cioè. Vai, dai, contatto, le braccia, vai. Arrivi a bene, Pierre? Sì. Se vengo. Madonna. Eh? È lungo. Sotto esagerato, eh? Non è qualcuno stare di più. Non sono mazzo. Ti sei salvato un conno e ti stai amputando. Piano, cazzo. Al varco del confine. Ci siamo quasi. Dai, ragazzi. Non fa male, su! Adriana? Sta su a casa! Io sto a Portesci! Sta per un, un grappino! Fa vedere? Mi faccio! Su! A 6800 metri! Gli sci? Gli sci? Ti passiamo a prendere in primavera. Ah, ho capito. Quando si scioglie la neve. Beh, avete fatto bene. Ah, c'è pure il coraggio di farci le riprese. E certo, questo poi è tutto documentato. Storico. Negli annali? No. Eh?